biochar. Ok, andiamo avanti. Molto piacere adesso di introdurvi a Davide Zacchini, proprio della Sapio. Lui ci fa una presentazione del gruppo Sapio. Conoscete tutti questo grande gruppo, leader italiano nella produzione di idrogeno, ma non solo. Ma, prego, per favore. Buon pomeriggio a tutti, grazie a BTS, grazie Michel dell'invito e dell'ospitalità. Una due giorni davvero molto interessante, che ci voleva, devo dire, a due mesi dall'uscita del decreto incentivo biometano. Questo è sicuramente un evento che dà la possibilità di avere, credo, molte informazioni utili, ma anche la possibilità di confrontarsi in un momento veramente cruciale per la filiera del biometano. Senza dilungarmi troppo, cercherò di darvi una visione di chi siamo come gruppo Sapio, di cosa facciamo e anche del nostro impegno nella filiera del biometano e perché ad un certo punto, da qualche anno a questa parte, abbiamo deciso di entrare in questo settore, appunto quello del biometano. Questa slide che vedete rappresenta una delle nostre centrali di produzione di gas tecnici. Questa è, diciamo, una colonna di frazionamento aria, un ASU, un Air Separation Unit, dal quale, appunto, sfruttando differenti punti di ebollizione dei componenti dell'aria, si separano i componenti che sono l'azoto, l'argon e l'ossigeno. Questi sono i componenti principali primari della nostra produzione, alla quale poi abbiniamo tantissimi altri prodotti, no? Che andiamo a distribuire e a commercializzare. È importante da questa slide perché proprio da uno dei prodotti, diciamo, che vedete, l'azoto liquido, è una delle ragioni che ci ha spinto a entrare qualche anno fa nella filiera del biometano. Ovviamente, come dicevo, non solo questi tre gas, ma noi siamo una società presente sul panorama italiano, uno dei leader nella produzione e commercializzazione di gas tecnici anche medicinali, da 95 anni, dal 1922. Siamo un'azienda italiana con tre famiglie, diciamo, socie fondatrici arrivate adesso alla terza generazione e da circa 30 anni siamo partner in Italia di una multinazionale che nel mondo fa più o meno, diciamo, le nostre cose, che è Air Products, che è una società appunto americana che fattura 10 miliardi di dollari, che è entrata, diciamo, che entra nel capitale appunto di Sapio per il 49%, quindi a controllo italiano. I nostri gas, come vi dicevo, il nostro impegno non è unicamente nella fornitura di un gas quale non può essere l'ossigeno, l'azoto, l'idrogeno, elio, ce ne sono davvero tantissimi gas puri speciali, ma da sempre abbiamo cercato, in fondo questi gas sono una commodity, se vogliamo, quindi sono dei prodotti, direi, indifferenziati. Quello che abbiamo cercato di fare da sempre è di abbinare alla fornitura di un gas un servizio, una tecnologia. Quindi da sempre negli anni, con una continua ricerca tecnologica e di innovazione, proponiamo tecnologie che consentano anche l'utilizzo dei nostri gas. Alcuni esempi li potete vedere in questa slide, dove per esempio nel settore agroalimentare utilizziamo per esempio delle tecnologie di surgelazione criogenica che adoperano azoto liquido, ma anche dei tunnel che servono appunto alla surgelazione e conservazione degli alimenti, e così avviene nel mondo, diciamo, dell'energia e della mobilità sostenibile, nella chimica, dove proponiamo sistemi di criocondensazione, di recupero solventi, di impianti anche di combustione che utilizzano appunto ossigeno puro. E poi ovviamente siamo anche presenti nel settore, come dire, medicale, sia con la fornitura dell'ossigeno negli ospedali, ma oggi la nostra proposta è molto più importante e riguarda molti servizi nell'ambito dell'home care. Alcuni numeri, diciamo, del nostro gruppo: è un gruppo, diciamo, che fattura 504 nel 2017 504 milioni di euro, poco più di mezzo miliardo.
1600 dipendenti, siamo presenti in 5 paesi, prevalentemente però siamo presenti, come dire, in Italia, e questo, come dire, con una presenza molto importante, e con un po' d'orgoglio diciamo che siamo una, costituiamo un'infrastruttura del paese, almeno nell'ambito dei gas tecnici. Abbiamo 150 siti di produzione tra primaria e secondaria, e quasi 1000 impianti che sono controllati in remoto con le tecnologie digitali e con le tecnologie smart. Particolarmente interessanti sono questi ultimi due, secondo me, numeri, 150 siti, che danno l'evidenza di un gruppo che è molto, come dire, presente su tutto il territorio italiano, da nord a sud, da est a ovest e anche nel centro, e anche i 1000 impianti remotizzati, perché da alcuni anni a questa parte abbiamo avviato un progetto Industria 4.0 Digital per andare a controllare in remoto, con le tecnologie smart, tutte, diciamo, le nostre installazioni. Questa, molto velocemente, vedete un po' come siamo, diciamo, diffusi un po' su tutto il territorio italiano. Abbiamo la sede operativa a Monza, ma poi siamo veramente presenti con una copertura molto capillare. Un aspetto molto interessante che ci tenevo a evidenziare è l'aspetto della sicurezza. Per noi, come dire, il valore della sicurezza è uno dei valori più importanti. Nei nostri obiettivi ogni anno quello che mettiamo neanche al numero uno, ma veramente a zero, è la sicurezza. La sicurezza viene per primo, e quindi un forte nostro impegno a far sì che gli incidenti siano praticamente zero. E questo pensiamo che possa essere uno di quei fattori anche da mettere a disposizione della filiera del biometano, perché evidentemente fare il biogas e il biometano fatto bene è molto importante, farlo in maniera sicura è sicuramente un altro fattore, diciamo, di grande importanza. Anche l'innovazione tecnologica è uno dei nostri pilastri, del nostro modello di business, e quindi da sempre investiamo in nuove tecnologie per l'utilizzo e per consentire, diciamo, un migliore utilizzo dei nostri gas, ma anche un impegno molto forte nell'ambito, diciamo, della ricerca sul panorama italiano. Oggi, proprio tra pochi giorni, il 22 maggio, si svolgerà la 16ª edizione del Premio Sapio a Roma, presso il Senato, dove andremo a premiare giovani ricercatori. Questo perché da sempre Sapio cura questo aspetto, diciamo, con la comunità scientifica della ricerca, dando la possibilità a molti ricercatori, le cui ricerche rimarrebbero ovviamente in ombra, di poter partire, diciamo, con dei progetti attraverso, diciamo, delle borse di studio, e quindi per avviare un loro percorso professionale. E adesso entro un po' nel vivo dell'impegno Sapio nella filiera del biometano. Perché, diciamo, ad un certo punto una società che opera da moltissimo tempo prevalentemente, diciamo, nell'ambito, come dire, dei gas tecnici, decide di entrare nella filiera del biometano? Ci sono fondamentalmente tre ragioni. La prima ragione è proprio legato all'aspetto che ci contraddistingue, quella dell'innovazione, della ricerca tecnologica, quindi del forte desiderio e volontà di entrare in nuovi mercati, in nuovi settori, dove poter utilizzare le nostre competenze. La seconda è legata ad un aspetto del business model che si può attuare anche nella filiera, diciamo, del biometano. In fondo noi siamo un fornitore di tecnologie, di servizi e anche di gas all'interno del panorama dei gas tecnici, e pensiamo che un modello continuativo simile si possa anche applicare al mondo della filiera del biometano. L'altro aspetto nasce dal fatto che, analizzando appunto la filiera del biogas, almeno il punto di partenza odierno, il biogas che viene oggi utilizzato prevalentemente per la produzione di energia elettrica,
quello che abbiamo in qualche modo rilevato è che produrre energia elettrica è un qualcosa di relativamente facile. Ovviamente banalizzo un po' dicendo che si tratta di convogliare appunto un combustibile, appunto il biogas, in un motore a combustione termica e produrre energia elettrica. È un processo la cui conduzione è relativamente semplice. Produrre biometano invece indubbiamente è un processo molto più complesso, un processo più complesso perché di fatto a tutti gli effetti è un processo chimico dove sono necessarie sia competenze di tipo know-how, tecnologie, eccetera, ma anche competenze di tipo organizzativo, logistico, gestionale. E quindi da una valutazione svolta al nostro interno abbiamo appunto valutato interessante la possibilità di entrare, diciamo, in questo settore per mettere a disposizione appunto il nostro know-how. Perché? Perché come dire, il fatto di scegliere di entrare in questo settore non nasce tanto dal fatto di dire entro in un nuovo mercato tanto per entrare, ma il fatto di dire che cosa posso offrire, diciamo, a questo mercato, quali competenze e know-how dispongo che posso mettere, diciamo, posso proporre, diciamo, a questa nuova, a questo nuovo mercato, a questa nuova filiera. Beh, in effetti quello che abbiamo osservato è che molte delle tecnologie che si adoperano, diciamo, nel processo dalla flangia di produzione del biogas fino alla produzione del biometano, queste sono tecnologie che noi abitualmente utilizziamo per la produzione dei nostri gas, che utilizziamo ormai da molto tempo, perché per esempio nella sezione di upgrading, di purificazione del biogas, le tecnologie basate sulle membrane o anche, diciamo, sulle PSA, sui setacci molecolari, sono tecnologie che noi utilizziamo ormai da molto tempo e anche di produzione direttamente del nostro partner per produrre in situ per esempio l'azoto. Quindi se andiamo invece in un progetto che viene avviato per produrre metano liquido, le tecnologie che si utilizzano per la liquefazione del biometano gassoso e del biometano liquido, anche qui molte di queste tecnologie sono quelle che noi normalmente utilizziamo nei nostri processi primari, quelli che avete visto prima, diciamo in scala decisamente più grande, per produrre l'azoto liquido, l'ossigeno, eccetera, che hanno delle temperature di ebollizione assolutamente simili a quelle del metano liquido. I nostri gas hanno una temperatura di ebollizione sopra i 180 gradi, a pressione atmosferica, il metano ha una pressione di 160-161 gradi, quindi assolutamente compatibile con i nostri gas. Senza addentrarmi troppo nei particolari, diciamo, dell'upgrading, la cui scelta della tecnologia viene fatta un po' caso per caso in base a tanti parametri, tra cui anche la taglia dell'impianto stesso, volevo darvi qualche dettaglio in più invece sulla liquefazione di tipo criogenico. Noi come processo di liquefazione proponiamo fondamentalmente tecnologie a ciclo chiuso, laddove ovviamente parliamo di taglia di impianti di dimensioni medie, medio-grandi, mentre riteniamo interessante la tecnologia diciamo a ciclo aperto per intaglia di impianti piccole. Per piccole intendo impianti che arrivano fino a 2 megawatt, in buona sostanza, quindi fino ai 500 standard metri cubi ora di biometano. Perché riteniamo interessante questo tipo di tecnologia? Vabbè, innanzitutto perché noi abbiamo una forte sinergia legata al fatto che questa tecnologia fondamentalmente utilizza l'azoto liquido, perché l'azoto liquido, come dicevo prima, è un fluido criogenico la cui temperatura a pressione atmosferica è di meno 196 gradi, quindi utilizzato in uno scambiatore di calore, quindi una macchina, un impianto molto semplice, è in grado di cedere le proprie frigorie, attuando appunto la condensazione, al biometano che ha una temperatura di ebollizione un pochettino più bassa, di meno 160 gradi.
Ma il fatto di avviare progetti, ovviamente laddove ci sono le condizioni, per esempio siamo lontani dalla rete del gas, oppure perché c'è la volontà da parte del produttore di biogas di avviare insieme a noi un progetto, diciamo, a bioLNG. Perché ovviamente questo può avere anche dei vantaggi legati ad una migliore valorizzazione del prodotto, diciamo, sul mercato finale. Questa può essere, diciamo, una tecnologia, direi, molto interessante. Il nostro impegno ovviamente non si limita, diciamo, ovviamente alla tecnologia di liquefazione, ma anche a tutti gli aspetti di carattere logistico e distributivo, perché in fondo, come dire, siamo abituati da sempre a trasportare e a manipolare gas criogenici, come in questo caso il biometano liquido, perché probabilmente molti di voi avrete visto o vedete in giro, diciamo, le nostre cisterne coibentate, solitamente, diciamo, in acciaio con la banda arancione, che trasportano i nostri gas criogenici. L'altro aspetto interessante è che, e concludo, il nostro modello di business prevede da alcune varianti che possono essere quello di fornitore di tecnologia, ma anche di soggetto che partecipa, diciamo, insieme, diciamo, al partner, produttore di biogas, al progetto stesso, attraverso anche il noleggio della tecnologia stessa, perché anche questo fa parte di un modello di business che noi replichiamo e utilizziamo normalmente nell'ambito dei nostri prodotti che quotidianamente distribuiamo. Vi ringrazio e chiamo Michel. Ok, grazie Davide. A questo punto ho anche molto il piacere di annunciare una collaborazione. Il gruppo Sapio, che proprio sono, come spiegato adesso molto bene da Davide, sono esperti nella liquefazione e nella vendita proprio di questo prodotto della molecola. BTS, noi siamo esperti nella produzione del biogas. Allora noi abbiamo concordato una collaborazione in cui BTS, se noi abbiamo bisogno o il cliente ha bisogno di un partner per la liquefazione, per la vendita proprio della molecola, allora noi abbiamo concordato questa collaborazione. Adesso posso annunciare questo contratto che abbiamo firmato e siamo molto contenti di poter fare parte di questa collaborazione. Abbiamo già iniziato da tempo, no, che discutiamo e facciamo questo per dare un'ulteriore possibilità, diciamo, ai nostri clienti per lavorare meglio in questo settore piuttosto, diciamo, difficile, se posso dire, no? Grazie. Grazie Michele, e sono perfettamente d'accordo con le tue parole. È un settore che crediamo abbia bisogno di competenze specifiche e di grande integrazione, diciamo, tra le competenze, perché effettivamente è una filiera piuttosto lunga, no, da questo punto di vista, dove sono richieste competenze di carattere diverso a seconda del punto in cui ci si ponga. Quindi noi siamo anche noi veramente molto contenti di avviare questa collaborazione che è già partita, diciamo, nei mesi scorsi, e di entrare veramente nel vivo. Grazie ancora. Grazie a te.